Allora, benvenuti su Edmondo, vediamo questa sera la puntata relativa alle animazioni. Dunque, le animazioni sono delle particolari possibilità che ha l'avatar di potersi muovere eseguendo determinate movimenti, quindi anche camminare è un'animazione, ma nel vostro inventory probabilmente ne avete anche delle altre, quindi proviamo a vedere un po' nel proprio inventory. Abbiamo il tipo animations e nell'animazione abbiamo un tot di animazioni. Alcune di queste animazioni forse non ce le avete, ma sono disponibili a livello di OpenSim Library. E adesso vedete che ho specificato di farmi vedere solo le animazioni e andiamo nella OpenSim Library e prendiamo un'animazione di quelle standard. Per esempio, abbiamo un'animazione che si chiama Windsurf Left. Per poterla usare, effettivamente dovete copiarla dalla vostra libreria e questo si ottiene facendo tasto destro, copia, e poi si va sopra, attenzione, non nella libreria ma nel vostro inventory, quindi andate in qualche posto tipo animation del vostro inventory e fate paste e vi compare. Dovrebbe comparire una nuova versione di questa. Ok, quindi noi abbiamo preso, ecco, è arrivata la versione. Allora, l'animazione, una volta che l'avete trovata, ad esempio questa qui è un'animazione che vi fa sedere con i piedi, insomma, le ginocchia incrociate. È sufficiente, questa è un'altra, ma prendiamo Sitting Cross Mail. Quindi se voi fate doppio clic su un'animazione vi compare questa finestrina. Questa finestrina vi permette di fare esegui localmente o esegui nel mondo. Facendo esegui localmente vedete che mi fa eseguire la mia animazione, ma lo vedo solo io, gli altri non me lo fanno vedere, cioè non riescono a vederlo. Se invece faccio play in world, io riesco a fare l'animazione e me lo vedono anche tutti gli altri, quindi diciamo che la prima, se volete, è una specie di pensare di fare l'animazione, e invece la seconda, questa qui Play in World, è quella di fare effettivamente l'animazione di fronte agli altri. Però, allora, può essere un pochino scomodo fare delle animazioni in questo modo, per quanto non impossibile, no? Cioè si può tranquillamente fare. Ecco che allora si usa nei mondi virtuali avere delle palline tipo queste che hanno le pose per le animazioni. Quindi cosa succede? Che tipicamente una pose di questo tipo, vedete, quando ci vado sopra compare un simbolino diverso, che vuol dire che ci si può sedere, e andandoci, praticamente sedendoci, quindi facendo tasto destro e poi cliccando sul nome, oppure semplicemente cliccando col tasto sinistra, vedete che ho ottenuto di eseguire l'animazione che è stata ottenuta inserendo delle cose dentro una specifica animazione dentro l'oggetto. Ora, quindi come funziona in pratica per mettere un'altra animazione? Bisogna prendere l'oggetto e sostituire l'animazione precedente. Qui ad esempio vedete che c'è Raise Arm, che vuol dire solleva la mano per 20 secondi, io la devo cancellare, quindi faccio tasto destro delete, ok? Quindi non c'è più e poi gli metto un'animazione a mio piacimento, per esempio questo qui balla il valzer. La balla il valzer vuol dire che a questo punto quando io clicco l'animazione vedete che viene eseguita una determinata sequenza di passi, e quella è praticamente l'animazione. Questa è l'animazione di un ballerino che è stata costruita. E adesso vediamo anche come si fa a costruire. Per interrompere l'animazione basta fare stand o alzati e si è praticamente risolto il discorso. Quindi questo diventa molto importante per fare un sacco di attività, no? Cioè, quindi bisogna costruire delle animazioni e poterle eseguire. Adesso, nella prossima sezione, vi spiegheremo come effettivamente costruirsi un'animazione ad hoc usando un programma che si chiama Quavimeter.